Visti i reclami di appello proposti dal Bologna FC, dall'allenatore dottor Fulvio Bernardini e dal medico sociale dottor Gino Poggiali, in accoglimento degli stessi ha deliberato di assolvere il Bologna FC. Il dottor Fulvio Bernardini. Due mesi dopo, il 18 maggio del 64, la federazione restituisce i punti al Bologna, che ritorna in vetta alla classifica. Per noi è stata la giustizia che trionfava, di conseguenza per noi è stata una festa, ritrovare il morale giusto per andare fino alla fine. Come vede, la sentenza della CAF è stata assolutoria per il Bologna. Il Bologna è stato riconosciuto innocente e allora questa gallina verrà tenuta in vita fino all'ultimo respiro. Inter e Bologna continuano così loro testa a testa e se in campionato prosegue la lotta per lo scudetto, in Coppa Campioni i nerazzurri proseguono vittoriosi il loro cammino. Dopo essersi sbarazzati di Partizan e Borussia, l'Inter approda alla tanto sospirata finale. Il 27 maggio 1964 al Prater di Vienna i nerazzurri sfideranno lo squadrone del Real Madrid per la conquista della Coppa Campioni. La partita è preceduta da giorni di altissima tensione. Italo Allodi si avvia a Vienna qualche giorno prima per preparare la gara. Intanto alla vigilia di quella partita ci fu un'organizzazione grandiosa, sia per la migrazione dei milanesi o degli italiani che andavano là, tutto organizzato negli alberghi, eccetera, sia anche per il modo in cui Allodi, che diresse questa spedizione, riuscì a conquistare dalla sua parte, a portare dalla sua parte il pubblico di Vienna. Quindi lo stadio era per 5/6 tutto dell'Inter. Tutti i giocatori sono tesissimi. Quella finale è la partita della vita, una gara sognata da tempo. Gli spagnoli sono fortissimi, sono lo squadrone di Puskas, di Stefano, Capitan Gento, nomi che fanno impallidire i giovani campioni nerazzurri. Il Real Madrid era campione d'Europa, c'erano i Di Stefano, i Puskas, giocatori che erano il simbolo del calcio di quegli anni, quindi per noi che eravamo giovani e per la prima volta ci trovavamo di fronte a questa squadra, c'era un risvolto emotivo particolare. Ecco apparire il gigantesco arbitro austriaco Stoll e poi il capitano Picchi col capitano Gento, Suarez, Pacin, Di Stefano, Müller, Zocco, Corso, Jair, Puskas. Vedere quei giocatori lì di persona è stato una cosa stupenda. L'impatto visivo con questi personaggi ci ha momentaneamente bloccati. Prima della partita del Real Madrid, Picchi parlava sempre di Puskas il colonnello, Mazzola di Stefano, quella. Quando siamo usciti, in un dato momento, i nostri tanti guardavano quelli altri, tutti vestiti bianchi, impeccabili, stirati, tutti bianco è una cosa. E cominciato, un dato momento ho detto, guardate che dobbiamo andare a giocare, questi dobbiamo batterli, sono giocatori come noi, no? Perché erano un po' tutti così. E dopo questa vittoria, ripeto, questa gente che guardava gli altri come se fossero delle cose fuori del mondo, della norma, hanno capito che anche noi potevamo essere come loro. Herrera, che aveva già esperienza di queste finali, esperienza di queste partite, riuscì a trasmettere questa fiducia, questa calma che dovevamo avere per affrontare il Real Madrid. Prima della gara, in casa Inter si vive un piccolo dramma. Jair in allenamento colpisce con una pallonata Sarti e il portierone nerazzurro si accascia. La paura è grande, si teme un infortunio che gli possa impedire di giocare. Mi viene un'infiammazione immediata e che mi dava difficoltà, mi dava dolore e non avevo quasi la forza. Herrera, secondo me, da un punto di vista psicologico, fece una mossa molto, molto azzeccata, perché potevamo avere un portiere che si piangeva addosso, quindi si creava degli alibi nel caso, eccetera, eccetera, mandò a chiamare Bugatti. Sono sempre stato molto, e questo lo dico, molto, molto delicato, che poi alla fine del campionato fui operato. Quando arrivò Bugatti, la scossa su Sarti guarì all'improvviso.
quindi Herrera aver indovinato ancora una volta psicologicamente la mossa. Però questo ti fa capire. Sarti era un campione, un grande giocatore, aveva già una certa età, quindi non era giovanissimo. Che cosa si prova prima di una partita importante? Hai delle reazioni a qualunque cosa che possono essere fuori dalla norma, essere sopra le righe, sotto le righe, perché quello che ti aspetta, il tuo sistema nervoso ti porta a fare cose che poi magari ci ripensi o ti metti a ridere o ti metti a piangere. Per Sandro Mazzola dice che avevo paura della partita. Non ho mai avuto paura di una partita di calcio. Sta per avere inizio la finale della nuova edizione della Coppa dei Campioni. Partiti. A inizio partita le due formazioni si studiano. Mario Corso sfodera subito una delle sue pericolosissime punizioni a foglia morta e il Real capisce che l'Inter non scherza. Herrera mette Tagnin e Guarneri su Di Stefano e Puskas nel tentativo di bloccare con marcature asfissianti l'attacco del Madrid e ci riesce. Herrera mi faceva marcare sempre l'uomo più avanzato, perché Di Stefano aveva il 9, ma però era una mezzala, chiamiamolo così. Allora Di Stefano lo marcava Tagnin. E durante la partita Di Stefano ha detto delle cose che forse non sono ripetibili, perché in spagnolo veniva da me e mi diceva un po' di tutti i colori verso il suo marcatore Tagnin, perché non lo lasciava, andava da tutte le parti e mi diceva sempre in spagnolo: ma dove l'avete trovato queste qua, che non mi mola un attimo. Un dato momento è andato sul fallo laterale perché c'aveva un problema una scarpa, Tagnin lo ha seguito fino là, dopodiché lui è venuto da me disperato e ha detto: ma portatelo via questo qua, perché si va in spogliatoio, viene pure anche lui dietro di me. La gara si mette subito bene per i nerazzurri, che segnano la rete dell'1-0 con un sorprendente Mazzola. Rete, ha segnato Mazzola. Internazionale 1, Real Madrid 0. Io riuscii a sbloccare il risultato e mi ricordo anche lì un altro episodio che fece una capriola. Io non ero uno che esultavo abbastanza in modo contenuto, però per me la partita era finita. Avevo fatto gol al Real Madrid e lì ancora mi ricordo che arrivò Luis e mi disse: oh, guarda che adesso questi ce ne fanno tre se te stai qui a giocherellare. Cosa credi? Nella ripresa Di Stefano e compagni si riversano in attacco nel tentativo di riequilibrare le sorti. Puskas sfiora anche il pari. È vero, mi ha detto: guarda Aristide, guarda che quello lì al posto dei piedi c'ha le mani. Per dire che avevo piedi proprio, infatti è vero, io ho sbagliato un anticipo, ha tirato e preso il palo proprio. Grande giocatore, colonnello, grande. Ma come spesso accade con il Real riversato tutto in attacco, per l'Inter è un gioco da ragazzi colpirlo in contropiede. Ci pensa poi l'interista Milani a segnare il gol del 2-0 battendo il portiere Vincente. Milani, da Mazzola. Rete! Ha raddoppiato Milani. Formidabile. Siamo al 15° della ripresa. Internazionale 2, Real Madrid 0. Ha raddoppiato Milani. Altra stangata formidabile. Abbracci e complimenti. Soprattutto da parte del capitano Picchi, grande animatore della squadra. A questo punto la partita diventa una battaglia. Il Real non ci sta a perdere e al 24° minuto riesce ad accorciare le distanze con una rete segnata da Felo. Tira Puskas. Segnato, accorciando le distanze, il Real Madrid.
La difesa nerazzurra è sottoposta a un vero e proprio assedio e si difende come può. C'è stato un momento di preoccupazione, però la squadra ha sempre giocato. Non è che si è ritirata là ad aspettare, cercare di mantenere il risultato. E mentre l'Inter si difende dalla furia degli attacchi del Real Madrid, ancora una volta è Sandro Mazzola a chiudere la gara, segnando così il gol del 3-1. Mazzola, rete! 3-1. Stoppò questa palla, io feci finta di fermarmi, anche lui tentò di fare una mezza rovesciata, invece in quel momento io ripartii, lui non mi poteva vedere, me la stoppai di petto, arrivai davanti al portiere, finta sinistra e con l'esterno destro, palo interno, gol, e lì capimmo che eravamo campioni d'Europa, non c'era niente da fare. Esultano e vanno in tripudio sugli spalti i 30.000 italiani che questa sera si sono portati qui al Prater proveniente dall'Italia, agitano i gagliardetti, gridano il loro osanna alla squadra, al suo presidente Moratti e all'allenatore Elenio Herrera e a tutti i suoi giocatori. Ecco il signor Stoll, ottimo direttore di gara, che consulta ancora e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della nona edizione della Coppa dei Campioni, la Coppa che già l'anno scorso era stata vinta dal Milan, non espatria e resta quindi a Milano per opera dell'Internazionale. Tutti commossi, i giocatori nero-azzurri si abbracciano come vedete festosamente. Il più coccolato di tutti è il giovanissimo Mazzola. In your mind, I'll let you get. La festa in campo diventa completa ed emozionante quando sul campo arriva il presidente Moratti, che i giocatori dell'Inter chiamano affettuosamente papà. Moratti, con il viso che sprizza felicità da tutti i pori, viene portato in trionfo dai suoi giocatori, che regalano così un'immagine che farà la storia dell'Inter. Forse è la sua istantanea più bella. Finita la partita, che abbiamo portato in trionfo il nostro presidente, e ho visto negli occhi di questa persona una felicità che non ho mai più visto in nessun'altra persona, nemmeno né in lui senz'altro, ma neanche in altre persone. Per il giovane Mazzola, protagonista assoluto della serata, la gioia è doppia, perché oltre alla vittoria della Coppa riceve dei riconoscimenti da Puskas. Quando a fine partita poi Puskas mi venne a dare lui, cioè io stavo cercando chi andare a chiedere la maglia e venne da me Puskas e mi disse: guarda, questa è la mia maglia, te la do perché io ho giocato contro tuo padre, sei degno di lui. Cioè una cosa che poteva succedere il finimondo, io non mi accorgevo, ero in cielo, ero in paradiso, ero chissà dove. È stata veramente una grande gioia, perché battere il Real Madrid di Di Stefano e Puskas, credo che in quegli anni fu veramente un grande risultato. Ci stavamo avvicinando al grande calcio. Allora, arrivare lì era già il traguardo massimo, ma arrivarci vincendo e contro questa squadra leggendaria, quella soprattutto è stata la partita che ci ha dato la consapevolezza a tutti noi quanti, soprattutto ai giovani che stavano emergendo, di che eravamo una grande squadra. Quello lì ci ha proprio permesso di dire: no, allora ci siamo pure anche noi. La finale di Vienna segnò veramente un passaggio di consegne tra quella che era stata la squadra più celebre della prima parte della Coppa dei Campioni e quella che prendeva il Real Madrid e quella che ne prendeva la eredità. Neanche il tempo di smaltire gioie e festeggiamenti per la conquista della prima Coppa Campioni della sua storia, che l'Inter si deve immediatamente buttare in un'altra impresa, la conquista dello scudetto. Il campionato, dopo l'incredibile vicenda del doping, si è concluso con un pari merito tra i nerazzurri e il Bologna. La federazione stabilisce che lo spareggio si giocherà a Roma il 7 giugno, solo una settimana dopo la partita di Vienna.